mi fermo, scambio parole con persone con cui prima non mi sarei mai avvicinata o avrei provato paura. Cioè, io sto facendo questo cammino proprio per crescere dentro di me. Tutti facciamo fatica nella vita. E nella povertà forse si capisce che è meglio dare che ricevere. E vorrei dire a tantissima gente che la vita continua, la vita è bella. Allora, ho incontrato questa realtà in parrocchia. C'è stato un invito da parte del parroco, Don Daniele, di partecipare, di renderci disponibili. E mi è venuto il desiderio di provare a abbandonare una zona di comfort, che era la casa, il quartiere e la realtà che conoscevo. E così abbiamo iniziato con queste uscite notturne. Settimanalmente qualcuno della nostra parrocchia, anche a rotazione, usciva e, accompagnato dagli operatori della Caritas, si recava nei vari luoghi di Roma dove magari in giornata si era ricevuta una segnalazione, cioè qualcuno stava per strada, viveva per strada da solo o magari in piccoli gruppi e non aveva un tetto dove stare né cibo da mangiare. Parliamo prevalentemente di povertà di rapporti. Ci viene sempre da pensare alla povertà a livello di portafoglio, ma in realtà queste persone quello che soffrono di più è la povertà di affetto, diciamo. Poi la sofferenza credo che si debba imparare a trattarla con delicatezza, perché la storia di ogni persona o comunque le storie che sentiamo e che custodiamo sono pezzi di vita delle persone, quindi vanno trattate con delicatezza. Ci occupiamo di tutte le fasce un po' deboli, prostitute, senza fissa dimora, bambini, mamme. Ecco, l'8 per mille in questo senso ci aiuta ad accogliere i loro bisogni e ad essergli vicino. Mi piace pensare che mentre io il lunedì sera esco a fare questo servizio, da qualche altra parte o in altri giorni della settimana ci sono in città diverse o anche a Roma altri volti, altre persone come me che si trovano a fare la stessa cosa.